Buongiorno, oggi è venerdì 22 gennaio, benvenuti allo spazio dedicato alle notizie del mattino. Il report dell'azienda sanitaria provinciale, giunto nelle redazioni dopo la mezzanotte di ieri, registra nella giornata del 21 di gennaio 41 nuovi casi in provincia, di cui 6 ospedalizzati e 33 guariti. Gli attuali positivi sono 926, di cui 45 ricoverati in ospedale e 881 in assistenza domiciliare. In terapia intensiva ci sono 5 persone, di cui 4 ad Agrigento e una al Giovanni Paolo II di Sciacca. Nel circondario preoccupa Ribera, che rispetto al giorno 20 registra 10 nuovi casi positivi che fanno salire la cifra degli attuali conteggiati a 54, ma ci sono anche 4 guariti. A Sciacca 3 nuovi casi positivi, i conteggiati attuali sono 38, a Menfi gli attuali positivi sono 41 con un aumento di 6 nuovi casi, a Montevago 8, Sambuca 11, Santa Margherita Belice 24. Stop della regione ai progetti di 2 piste ciclabili e della riqualificazione della villa comunale. Una vera doccia fredda per la città di Sciacca l'esito della prima fase di un bando regionale che prevede finanziamenti per interventi per la tutela e la valorizzazione di aree protette. Il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana non ha dichiarato ammissibili i progetti presentati a suo tempo, che avrebbero attivato oltre 8 milioni di euro. 2 dei 3 progetti sono quelli riguardanti le piste ciclabili, che avrebbero dovuto collegare rispettivamente il tratto Carboi-Sciacca e il tratto Sciacca-Verdura, con approdo all'ingresso del Roccoforte Hotel. Dovevano entrambi sorgere nel tratto dismesso della linea ferroviaria. Il terzo è la riqualificazione della villa comunale per un importo di 1.315.000 euro. L'assessore comunale ai lavori pubblici, Roberto Lucicciolo, riferisce che verificherà in assessorato e spera che possano essere recuperati. Sciacca risulta primo in Sicilia nella classifica dei comuni superiori a 20.000 abitanti, con più alta percentuale di raccolta differenziata registrata nel 2019. Lo certifica l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che ha validato i dati del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per la premialità ai comuni che nel 2019 hanno superato la soglia del 65%. Il dato è quello del 74,6%, che si traduce in un riconoscimento economico che deve ancora essere determinato. Il rovescio della medaglia di questi numeri assolutamente positivi è che ad un aumento della raccolta differenziata fino ad oggi purtroppo non corrisponde una diminuzione del costo dei rifiuti e di conseguenza della relativa tassa per i cittadini. La vicenda, la tragedia di Palermo, il gioco social finito in tragedia, la bambina di 10 anni è morta dopo aver partecipato ad una prova estrema su un social network, legandosi una cintura alla gola fino a soffocare. Una vicenda che ha creato particolare commozione in tutta l'isola, in tutta Italia. La piccola, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe raccolto una sfida fino a restare asfissiata. A lanciare l'allarme è stata la sorellina, soccorsa dai genitori. La piccola di 10 anni è stata trasportata all'ospedale dei bambini, dove è giunta in arresto cardiocircolatorio. I medici sono riusciti a rianimarla, ma è caduta in coma profondo e irreversibile, conseguente alla prolungata anossia cerebrale, ed è stato constatato strumentalmente lo stato di morte cerebrale. La notizia è stata data ai genitori, che hanno acconsentito al prelievo degli organi per una donazione multipla. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata, più tardi.